Buongiorno, innanzitutto volevo ringraziare Lemine News che mi ha dato l'opportunità a nome dell'amministrazione comunale tutta di almeno San Bartolomeo di porgere i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e Buon Anno ai concittadini e alle concittadine almennesi, con un pensiero particolare a quei concittadini e a quelle concittadine che stanno attraversando un momento di difficoltà, che stanno soffrendo. A loro va il nostro affettuoso pensiero e il nostro abbraccio. Volevo fare una riflessione che è anche un auspicio per l'anno prossimo, per questo 2020 che ci attende. Almeno San Bartolomeo è un paese oggettivamente bello, attrattivo, con molti servizi, con molte aree di pregio ambientale che tanti altri comuni ci invidiano. E da qualche tempo è anche un paese che ha una dinamica economia turistica. Paese attrattivo dal punto di vista turistico, come dimostra anche la recente attribuzione della bandiera arancione da parte del Touring Club italiano. Però almeno San Bartolomeo è anche un paese molto diffuso, è un paese policentrico con molte frazioni, molti nuclei isolati, dai 200 metri sul livello del mare di Campino, sul fiume Brembo, fino ai 1200 metri sul livello del mare del Monte Linzone. Abbiamo una fascia di pianura, abbiamo una fascia collinare anche una parte del paese di montagna. Allora io credo che la sfida per i prossimi anni, che è anche l'auspicio per l'anno 2020, è quello di provare tutti insieme a vederci e leggerci come comunità almennese unita. Per fare questo, io credo sia necessario innanzitutto comprendere quali sono i bisogni delle varie componenti della comunità, bisogni che sono spesso diversi tra di loro, per certi versi in alcuni casi anche opposti. Dobbiamo comprendere che i bisogni di chi abita in pianura sono essenzialmente quelli di una qualità ambientale buona, della lotta al congestionamento stradale, del miglioramento e della valorizzazione degli spazi verdi. Invece per chi abita in montagna, nel nostro paese, le esigenze sono di altro tipo, sono quelle di avere in taluni nuclei isolati che non ne hanno ancora tutte le opere di urbanizzazione, a partire dalle fognature, dal metano e in taluni nuclei isolati nel nostro paese ancora mancano, infatti stiamo cercando di dare delle risposte a questi bisogni. Dobbiamo comprendere che le esigenze delle famiglie giovani sono quelle di avere gli asili nido, di avere le scuole per l'infanzia, di avere un tessuto commerciale che dia un'offerta commerciale importante e avere anche degli spazi aggregativi, ma dall'altro lato le esigenze della popolazione anziana sono magari anche di segno opposto, di avere quiete, tranquillità, sicurezza e di avere invece servizi assistenziali a domanda individuale. Allora io credo che sia importantissimo che noi cittadini almennesi si comprenda che nella comunità sono presenti questi bisogni plurimi e che l'amministrazione comunale deve cercare di contemperare e dare una risposta a questi vari bisogni e diversi bisogni da parte della comunità tutta, sapendo bene che di questi tempi le risorse finanziarie non sono purtroppo infinite, sono piuttosto risicate. Ora io credo che comprendere questo sia davvero un primo passo per migliorare ulteriormente il nostro fare comunità ed è questo davvero l'auspicio per il 2020, unitamente ai miei migliori auguri a tutti voi, cari concittadini e concittadine almennesi, per un buon Natale e per un buon 2020. Grazie.